segnale 5G, primo segnale 5G su Roma? Prego. Che devo fare? Premere il tasto di destra. Qui una nuova tecnologia che è quella del 5G, oggi l'abbiamo accesa per la prima volta a Roma, dopo 5 mesi dalla stipula del protocollo si comincia portando una tecnologia importantissima per Roma, sia per lo sviluppo di sistemi intelligenti, abbiamo visto, di infomobilità, lavoreremo sulla sicurezza, lavoreremo su esperienze ad esempio nel campo del turismo, ma soprattutto una tecnologia che consente di rilanciare i servizi ai cittadini, i servizi alle imprese e consente di sviluppare le imprese, porterà sicuramente occupazione, porterà lavoro e renderà Roma una città sempre più attrattiva. È lo scopo per il quale noi siamo qui, cercare di creare le condizioni e le infrastrutture necessarie per consentire di percepire Roma come una città che può attrarre imprese, può dare lavoro, può essere competitiva, e questo è un importante passo per lo sviluppo della città. Una città non è smart se non è inclusiva, quindi su questo è un primo punto, ma è smart grazie a tutti gli attori, a tutto l'ecosistema. Quindi l'amministrazione, l'università, le imprese, grandi, medie, piccole, i cittadini. Insieme possiamo fare qualcosa. Quello che stiamo facendo oggi è, con grandi imprese, con grandi tecnologie e l'amministrazione, mettere un primo passo verso le grandi tecnologie, quella del 5G, che porterà sicuramente migliorie anche qui nel mondo delle imprese, ma anche nei servizi ai cittadini. Questo implica ovviamente... potrebbe implicare, diciamo, un rischio di divario digitale. Sicuramente le tecnologie a oggi ancora non sono per tutti, non tutti sono così tecnologici quanto vorremmo e potremmo, i giovani lo sono, ma giustamente il nostro paese e Roma include anche gli anziani. E una cosa che dice sempre la sindaca è: nessuno escluso, lo condivido fortemente. Proprio su questo abbiamo lavorato, per facendo i punti Roma facile. Punti Roma Facile sono punti dislocati sul territorio, ce ne sono 25, dove il cittadino che deve fruire di un servizio online non è capace, non ha internet a casa, non lo sa fare, magari è straniero e il burocratese non sempre ha la lingua giusta, trova qualcuno che lo aiuta a farlo, che gli insegna a farlo, quindi la prima volta lo farà con qualcuno che lo aiuta, dalla seconda, dalla terza in poi lo saprà fare da solo, quindi un abbattimento del divario digitale, quindi le due facce, da una parte il divario digitale, dall'altra le tecnologie che... Siamo nel 2018, ci piace far sì che anche Roma sia tecnologica e non solo quella splendida città che ci hanno lasciato 2000 anni fa i romani. Tre sono gli ambiti di sperimentazione nella quale appunto esploreremo i benefici possibili e potenzialità per Roma: il turismo, la mobilità e la sicurezza. Per quanto riguarda il turismo, alcune applicazioni, il patrimonio turistico culturale di Roma è molto importante. Cercheremo di valorizzarlo con sperimentazioni in applicazioni di realtà virtuale, realtà aumentata, la possibilità quindi di avere immediatamente, dinamicamente ricostruita degli scenari, di luoghi magari parzialmente o che non sono più accessibili, in maniera dinamica avere delle informazioni di augmented reality sui nostri schermi, aggiuntive, a corredo della visione dell'opera d'arte. E questo è reso possibile dalla tecnologia 5G perché? Perché sarà possibile portare in cloud le applicazioni che oggi sono residenti sul telefono, di avere, grazie alla bassissima latenza messa a disposizione della quinta generazione, non avere ritardi nell'esperienza d'uso. Quando io mi ruoto rapidamente non ci deve essere un ritardo in quello che aspetto, che è il mio movimento rispetto a quello che vedo, piuttosto che la banda molto ampia che mi permette di avere, continuamente aggiornati da remoto, delle immagini immersive assolutamente importanti, e la possibilità anche di avere tante connessioni contemporanee, tante persone insieme a me che nella stanza guardano, utilizzano lo stesso servizio e che quindi richiedono capacità al sistema. Le strategie di Fastweb su Roma hanno portato tanta infrastruttura, in tanti investimenti. Fastweb ha investito su Roma 250 milioni di euro negli ultimi anni, ha portato la fibra ottica ai cittadini romani e ha portato quell'infrastruttura che servirà per sviluppare la rete 5G del futuro, e quindi ci permetterà insieme ad Ericsson a fare
le sperimentazioni che entro 2020 effettueremo su Roma. Saranno sperimentazioni relative a use case di tipo sulla sicurezza dei cittadini, sulla mobilità controllata ed in particolare sul turismo. Il laboratorio Smart City del Forum dell'Innovazione di Roma Capitale si occuperà di sperimentare le tecnologie per la Smart City per poter dare delle risposte concrete ai cittadini e migliorare la qualità della vita. In particolar modo la tecnologia 5G è quello che si definisce un fattore abilitante di tutto quanto una serie di servizi innovativi al cittadino che potranno essere finalmente portati in mobilità attraverso la estrema velocità di questa rete.